Salve a tutti ragazzi, oggi come potete vedere sono da solo, non c'è la mia assistente Angela che ha avuto da fare. Comunque mi è stato molto utile, mi ha aiutato a fare il terzo mod prima, mi ha dato una mano anche a fare le andane qua per una prossima mod, in caso magari ci sia qualcosa da presentare. Quindi la ringrazio molto per la disponibilità, quel poco che riesce a fare mi è molto utile. Come vedete oggi sono qui a presentarvi questo Bossini RA200 creato da Fabian Modding. Mod creata da zero, quindi mi scuso per lo scorso video che ho sbagliato a dire che è stato convertito, in verità era fatto totalmente da zero. Comunque devo dire che è fatto molto bene, ho notato anche i parafanghi e tutto quanto. Ripeto, creato da Fabia, modding da zero, quindi nessuna mod di merda creata o convertita alla cazzo di cane, ma roba fatta bene. Vabbè, ruota Tillerbug del gioco. Notate anche il parafango, tutto quanto fatto bene. E tutti i fari, fanali, scritto Fratelli Bossini, velocità 40 km/h, scaletta, pistoncini idraulici che gli manca il supporto di collegamento alla parte sopra, infatti come vedete è un po', qui vedete che è attaccato a nulla, ma va bene che se ne frega, tanto è fatto bene diciamo, non male. Qua c'è il freno, la bombola per i freni ad aria, e i balestri, tutto quanto. Pistone idraulico, niente da dire, l'ho staccata e riattaccata, vedete spunta la PTO, si tira sul piedistallo e è a posto, niente da dire, mod fatta bene. Qui intanto l'ho caricato di orzo, sì. Come vedete ha questa particolarità che voi potete alzare, abbassare il rimorchio. Questo viene usato quando si fa silato, nel caso magari dovete andare su campi dove all'inizio sono stretti, dovete fare le strade, voi andate in retromarcia così la trincia fa meno fatica a sparare il silato dentro al carro, dato che voi siete qui, di solito la trincia è qua davanti a voi e deve sparare il silato qua. Quindi voi facendo così fate prima e fate sforzare meno anche la trincia, voi andate in retromarcia così e la trincia carica direttamente quando state facendo le strade. In pratica quando voi siete inizio campo dovete passare e fare le stradine per uscire dal campo, altrimenti non fate un cazzo. Fari funzionano, frecce anche, perfetto, niente da dire. Retromarcia no, purtroppo, peccato, mi sarebbe piaciuto. Freni però funzionano, vedete. Vedete che funzionano bene. Boh. Ci faccio vedere anche un po' il sotto com'è. Non vedete niente male, direi perfetto. Anche il collision qua che rompe le balle, non posso neanche avvicinarmi. Come vedete è fatto bene, niente da dire. Come vedete contiene 40 ml e ora vi faccio vedere anche il plane. Ah, queste paratie qui che vedete sono fatte apposta per il silato, la trincia è alla vostra destra e spara il silato verso la paratia o dietro o davanti a seconda della posizione. E fa in modo che tutto quanto, che tutto il silato cada dentro al vascone. Dietro alla vasca non ci siano perdite qua e là. Questo qua è stato un po' di carro in mezzo alle palle. Quello sarà il prossimo carro che vi presenterò. Quindi state sintonizzati. Lo vedrete tra un paio di giorni. A seconda di quanti test mod ho da parte. Vedete anche quel carro lì che è veramente fatto bene, dai. Per essere una V1. Boh. Ora iniziamo lo scarico, vedete che si alza la paratia, vedete? Pistoncino idraulico fatto bene, dai. Bene anche, niente da dire, perfetto. Cilindro fatto bene. Altezza giusta. E come vedete mi sfiora il palo. Avete anche gli ammortizzatori a cuscino d'aria. Cazzo, non riesco neanche a farli vedere, insomma è balestra e cuscino, sarebbe assi indipendenti questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere, gli assi indipendenti, sperando di non sbarare. Eccolo, la teparea. Perché ho messo le lì in mezzo alle palle, porco cane. È ad assi indipendenti, quindi se voi dovete andare su un terreno dissestato, quando voi andate su e giù, il rimorchio resta sempre parallelo, dritto. Ecco, adesso vi faccio vedere qui dato che c'è questa stradina. Come vedete gli assi si regolano in base alla profondità. Ora mi abbasso, vedete? L'asse centrale si abbassa, no, posteriore l'ultimo si abbassa, poi si abbassa quello centrale, eccetera.
come una realtà, perfetto, niente da dire. Insomma, complimenti a Fabio Modding per questa bellissima mod, spero sia molto apprezzata, dato che ora, oltre al cappello Sparta, abbiamo anche questo bellissimo Bossini, versione nuova, versione old, e si spera anche magari in qualche bel bastione italiano. Anche se là, purtroppo, come ho detto in un altro video, ormai il modding sta un po' a fanculo, quindi mi raccomando, non vi aspettate nulla di bello, perché penso che non andrà avanti tanto. Dalla Giants si mette del suo per impedire al modder di modificare, e aggiungete bimbo minchia. E poi un'altra cosa che ho dimenticato è l'asse bloccato, vedete qua l'asse sterzante, come sempre il posteriore sterza di più, il centrale niente, invece l'anteriore sterza meno, o promette X non sterza più niente. Ora io li metto e vedete che l'asse si piega. Tanto qua c'è la trebbia che si è incroccata, perfetto. Insomma, rinnovo i miei complimenti a Fabio Modding, complimenti per la mod, veramente ottima, spero sia molto apprezzata. Soprattutto anche per il fatto del che si alza qua, quindi può essere molto utile per fare film video, ad esempio all'inizio campo dove c'è bisogno di poco, dove avete poco spazio, quindi avete bisogno di carri che siano abbastanza utili, e questo mi pare abbastanza utile per il trinciato. Insomma ragazzi, vi metto il link in descrizione come sempre, pagina ufficiale di Fabian Modding, non trovate in giro, penso, o più avanti. E noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!